Il ponte sul fiume Vomano, conosciuto anche come Ponte di Castelnuovo, sarà ricostruito a Valle del Presidente con una spesa di 6 milioni di euro totalmente a carico della Regione Abruzzo. Questo è il risultato raggiunto al termine della riunione convocata all'Aquila dall'assessore con delega ai contratti di fiume Dino Pepe tra i comuni di Cellino Attanasio e di Castellalto, la provincia di Teramo ed esponenti dei comitati locali. L'opera, che risale alla prima metà del secolo scorso, mostra i segni del tempo e risulta inadeguata a sopportare il sempre maggiore volume di traffico, sia per le ridotte dimensioni della carreggiata e sia anche per le precarie condizioni delle strutture in cemento. Vogliono assolutamente costruire un nuovo ponte, un ponte più a valle, voluto non solo dalle amministrazioni comunali di Castellalto e Cellino Attanasio, ma anche da un comitato che ha raccolto oltre 3.000 firme, e queste firme sono state consegnate al presidente D'Alfonso nel mese di luglio. Oggi qui abbiamo convocato una riunione importante tra la provincia, il comitato, le due amministrazioni comunali coinvolte e gli uffici regionali, perché questo ponte sarà finanziato con 6 milioni di euro erogati dalla nostra regione.